E bella a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati dalla vostra Coranomist. Oggi siamo qui ragazzi con un video speciale perché, come avete sicuramente visto qua alla mia destra, ho ben 4 pacchettini, anzi pacchettoni da spacchettare qui con voi. Perché dopo tanti mesi siamo tornati nuovamente ragazzi con un mega unboxing, ovviamente di periferiche da gaming firmate Asus ROG. Ebbene sì, già lo sapete. Ormai letteralmente ho mamma ROG che mi fornisce sempre di periferiche nuove e ragazzi fatemelo dire, questa volta vi farò vedere 4 periferiche di cui 3 nuove e una della scorsa volta, che sono veramente fuori di testa. Voi non siete pronti, ma io sono pronta, quindi preparatevi, lasciate subito un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, ma ora non perdiamoci in chiacchiere, passiamo subito all'unboxing, quindi cambio scena! Bene ragazzi, direi di cominciare con il nostro primo unboxing della giornata e direi di iniziare con queste fantastiche cuffie che sono le ROG Delta S Wireless. Andiamo subito a vedere dall'interno con un bel gioco di magia. Ed eccole qua, guardate quanto sono belle esteticamente, sono veramente bellissime. Poi con questi dettaglietti bianchi vanno a creare un contrasto con il nero, troppo troppo bello. Ma andiamo a parlare delle caratteristiche di queste cuffie. Inizio con il dire ragazzi che queste cuffie le possiamo connettere in modalità wireless a 2,4 GHz e anche in modalità Bluetooth. Quindi possiamo utilizzare appunto questa pennetta nel nostro computer per connetterla appunto in modalità wireless. Ovviamente sono delle cuffie a bassa latenza e offrono maggiore libertà. Queste cuffie sono dotate di driver Asus Essence da 50 mm e il design della camera ermetica che si trova appunto al suo interno va a fornire un suono estremamente coinvolgente e veramente pulito. Queste cuffie sono dotate di microfoni Beam Performing con la cancellazione del rumore per andarci proprio a garantire una chiara comunicazione mentre giochiamo con appunto i nostri amici. Queste cuffie sono perfette per PC, per console, ma anche per chi vuole giocare appunto da smartphone, ma sono anche ideali appunto per la TV, se magari vogliamo guardare un video o magari una live streaming o semplicemente se vogliamo ascoltare della musica. E la cosa veramente eccezionale è che se abbiamo bisogno di fare una call immediata è possibile grazie appunto al microfono AI. Concludo col dire ragazzi che queste cuffie sono estremamente confortevoli e vi assicuro che sono veramente leggere, cosa che secondo me è fondamentale per le lunghe sessioni di gioco o di relax. Passiamo ragazzi con il secondo unboxing di oggi, che è di questa fantastica tastiera, la ROG Claymore 2, che ve l'avevo fatta già vedere in precedenza qua sul mio canale, ma volevo farvela rivedere perché secondo me è una tastiera che merita tantissimo. Tanto il design, vabbè raga, non devo neanche stare a dirvelo perché è stupenda, ma vi vado a parlare un attimino delle sue caratteristiche principali. La prima appunto è che possiamo connettere questa tastiera in 3 modalità. Abbiamo appunto la modalità wireless a 2,4 GHz e Bluetooth, e poi la modalità standard, che è appunto quella con il cavo USB. Se decidiamo di utilizzare questa tastiera in modalità wireless, la batteria ci va a fornire fino a 43 ore di utilizzo, considerando tutta l'illuminazione della tastiera. Questa tastiera è composta da switch meccanici ottici ROG RX, che sono dotati di un'illuminazione centralizzata. Infatti se guardate più da vicino, l'illuminazione dei tasti è qualcosa di veramente incredibile. E oltre a questo vanno anche a fornire una pressione dei tasti costante e priva di oscillazioni. Questa è una tastiera estremamente versatile perché, come vedete, appunto è composta da tutti i tasti, compreso appunto il pad numerico, che può essere molto comodo per magari chi decide appunto di lavorare da casa o da ufficio, e quindi il pad numerico può essere molto molto utile. Ma se magari vogliamo appunto giocare, il pad numerico in questo caso non ci serve, ci occupa solamente spazio e magari ci può dare fastidio per il nostro mouse, non è un problema con la Claymore 2 perché basterà fare una leggera pressione dal basso verso l'alto e andremo a rimuovere il pad numerico, così da avere la tastiera letteralmente tankless, quindi la tastiera TKL, per fornirci una maggiore comodità e libertà appunto per quanto riguarda magari quando giochiamo o semplicemente per il mouse, che magari evitiamo di andare a sbattere inutilmente. Ma la cosa molto particolare è che il pad numerico non possiamo metterlo solo sulla destra, ma possiamo metterlo anche sulla sinistra, quindi basterà appunto inserirlo, andare a fare una leggera pressione e voilà ragazzi, abbiamo il pad numerico anche sulla sinistra. Quindi questa tastiera è letteralmente super super versatile. Bene ragazzi, eccoci qua con il terzo unboxing di oggi. Siamo con la nostra tastiera ROG Strix Scope TKL Wireless Deluxe. Andiamola a vedere più da vicino e voilà, eccola qua in tutta la sua splendida bellezza. Questa tastiera è molto simile alla Claymore 2 perché si connette anche essa in 3 modalità differenti, quindi con la modalità wireless a 2,4 GHz, la modalità Bluetooth e la modalità standard con appunto il cavo USB.
Anche questa tastiera è composta da interruttori meccanici ROG RX, che sono dotati di un'illuminazione molto più centralizzata. Come potete vedere, infatti, l'illuminazione è molto più bella, molto più luminosa, e va a riempire proprio tutto il tasto in maniera proprio omogenea. Ma la cosa importante è che vanno a fornire una pressione dei tasti costante e priva di oscillazioni. Come potete vedere, anche qua il tasto praticamente non si muove. Una cosa che ci tengo a precisare, ragazzi, è che gli switch ROG RX sono degli switch proprio creati da ROG per andarci a fornire un feeling e una massima precisione per quando stiamo giocando nei videogiochi. Quindi ovviamente, ragazzi, in questo caso la performance è completamente al top. Questo perché ci fornisce una risposta immediata e un tempo di azione istantaneo con zero input lag. In questo caso, in questa tastiera, noi abbiamo i ROG RX Red, quindi gli switch rossi, che sono molto più lineari e con una risposta completamente istantanea. Infatti, se noi andremo a premere per esempio il tasto anche leggermente, quindi non dobbiamo andare fino in fondo, quindi proprio una pressione leggera, già in questo caso noi avremo premuto il tasto con successo e avremo avuto una risposta completamente diretta e istantanea anche nei nostri giochi. Questa tastiera è composta da un tasto stealth per andare subito in modalità completamente full privacy, e un'altra cosa importante di questa tastiera è che abbiamo il tasto control molto più grande rispetto al solito. Questo per andarci a fornire maggiore precisione negli FPS e comunque maggiore comodità. Quindi in questo caso, ragazzi, proprio come la Claymore 2, abbiamo due tastiere comunque molto simili, ma l'unica differenza appunto è quella che abbiamo qui il pad numerico. Quindi diciamo che voi avete proprio una libera scelta se andare con una tastiera già così tankless, perché magari il pad numerico non vi serve, perché magari non lavorate da casa o quant'altro, oppure appunto in questo caso avere una tastiera completa che può andare comunque in modalità tankless ma avere anche il pad numerico. Quindi ROG vi viene incontro e vi dà proprio una vasta scelta per farvi decidere cosa è più opportuno e migliore per voi. Questa, ragazzi, è la ROG Strix Scope RX di Capelle Wireless Deluxe, una tastiera fenomenale. Ed eccoci arrivati, ragazzi, qua alla nostra tastierona nuovissima, la ROG Strix Scope RX. Siete pronti? Secondo me non siete pronti. Guardate e voilà! Guardate quanto cavolo è bella! I colori sono super super luminosi e veramente fantastica. Ma andiamo a parlare delle caratteristiche di questa fantastica tastiera. Questa è una tastiera costruita proprio per durare tantissimo nel tempo. Questo perché la cover superiore è costruita in lega e ha una resistenza estrema all'acqua e anche alla polvere IP57. Questo proprio perché, ragazzi, è costruita proprio per andare a garantire una durata veramente lunga. L'illuminazione, come vedete, è eccezionale. Questa è una tastiera che, proprio come vedete, è stata progettata per durare tantissimo nel tempo, e hanno fatto proprio tantissimi test proprio per questo motivo, dove l'hanno proprio progettata per scenari proprio estremi, come magari quando facciamo cadere l'intera magari acqua sulla tastiera, o magari rovesciare una tazza di noodle sulla tastiera. Quindi si riesce sempre a pulire e renderla veramente come se fosse nuova, senza andarla a danneggiare o rovinare. Quindi è una tastiera incredibile se cercate un qualcosa che vi duri veramente tanto tanto nel tempo. Bene, ragazzi, unboxing finito. Ora però direi di andare a giocare su Fortnite in una mappa creativa creata proprio da Asus ROG, che sarebbe Sniper vs Runners, dove andrò a giocare insieme ad Emifan. Quindi ora andiamo a divertirci su Fortnite e let's go. Sono in un hotel, ok. Sono in un hotel, sei! A 4 stelle o 5 stelle? Oh, 5. Oh, chi è che l'ha ittata, Gabri? Io. Vai, Nute, Nute! No, va, mortacci vostra! Ma no, dove... No. Nute, vieni, Nute, vieni, Nute, vieni! Ah, di qua! Allora, io, ah, se Mar ti prende anche solo un colpo di cecchino... Vabbè, allora, Gabri! Senti! A me è Nutella, che skin esotica che hai! Vorrei quasi palparla! No, scusa, nel senso... Ma nel senso... Vabbè, ma Gabri è un demone! Itta tutto! Sì, infatti, sempre lui, non so usare i cecchini, ah, ok. Brava, Nute, sei arrivata? No, vabbè, Nutellina è the best. Oh. Non mi sparate, sono mia arena. Guarda Nute, guarda Nute, guarda Nute. Ho 12 anni, don't shoot me. Anzi, è tutto ma, un giro. Ma, ah, ho sbagliato giro. No, Nute, ti sei cacciata! No, raga, Nute trolla. Permaban, aiuto. No, come faccio? Aspetta. Ti regeneri e torni. No, Nute, sono caduta. Nute, rimane. Ah, ma c'è il... Tanto no. C'è il coso. C'è Checkpoint? Sì, vai, sì. Vai Serena, zia! Ma non te la becco, non la ma prendo! Ma vaffan bro, questa era Gabri! Vedi, sono tutti zitto. Questo è Gabri, zitto zitto! Madonna, ma aspetta, dove devo andare? Ehi, che cacchio ne so! Vedi tu! Io sono vabbè, avanti! Io vado in... Nutellina, tranquilla, andrò avanti per la patria! Ma Nute? Ma Nute, ma io sono... Nute è rimasta nell'Antartide, è rimasta. No, no, io sono tipo qua, però non sta scappare. Io sono tipo qua, dice lei. Vabbè, Gabri, sempre lui.
Ciao. Ah, ma io ho sbagliato strada. Ok, ma per Manute dov'è? Vabbè, io. Manute sta dormendo in piedi, c'ha quattro c'ha quattro ore di sonno, c'ha. Nute conquista la sconfitta. No, Gabri, se mi cecchino era di giuro di quei relo. Aia, vinto Nutellina! Mamma mia. Tutto a merito di Nutellina. Nutellina, sì, esatto, sei stata fenomenale. Bene, ragazzi, eccoci giunti qua al termine di questo video. Io spero che vi sia piaciuto e ringrazio ancora una volta Mamma Rogue per avermi regalato queste fantastiche periferiche e per avermi dato proprio la possibilità di mostrarvele qui in questo video, come anche nei miei scorsi due video. Vi ricordo, ragazzi, che trovate qui il link in descrizione se interessate all'acquisto, e cosa molto importante, se volete approfittarne c'è ancora il codice sconto del 25% che vi do io, che sarebbe appunto croatomis25. Approfittatene se siete interessati a qualche prodotto, perché ovviamente il codice sconto poi scade. Trovate tutto in descrizione. Però ragazzi, adesso è il momento di salutarci, quindi noi ci ribecchiamo in un prossimo video. Dalla vostra Croatomis è tutto, bella a tutti ragazzi.